Benvenuti al corso della scuola della spugiana Casino! Ok, allora, benvenuti. Lo sapete cosa siete venuti a fare o no? Sì. Ecco, allora, diccelo subito. Io che ne so. Ok. Ma so io. Corso per DJ, dimmi, diccelo. Corso per DJ. Ok, ma tu lo sai cosa vuol dire fare il DJ? Ma perché si fa così? Perché, bravo, ma perché si fa avanti e indietro? Ok, benissimo. Allora, già siamo partiti tutti col piede sbagliato, tutti a sedere, non siamo al cinema. In piedi! C'è solo una regola, non tirate i capelli al DJ perché mi incavolo! Allora, partiamo un pochettino dalle basi, va bene? Innanzitutto io mi presento, mi chiamo Fabio Dex, piacere, ciao. Ditemi i vostri nomi e la vostra età. Samuel, 10 anni. Alessio. Matteo, 13. Gianmaria, 9. Jacopo, 10. Fabio, 13. Bel nome te. Gabriele, 10. Cosimo, 13. Francesco, 11. Quando si parla al microfono vicino da, lontano dalla cassa, venite dietro. Voi la televisione la guardate da davanti o da dietro? Di qua venite. Ah sì? Bravo. Allora, chi mancava? Leonardo, 11. Mirko, 12. Roberto, 10. Ce l'hai già detto, dillo un'altra volta. Alessio, 9. Benissimo! Grande! Tu sei sempre Gianmaria? Gianmaria 9 e mezzo. Ok, benissimo. Nel frattempo è cresciuto di mezzo anno. Benissimo. Voi lo sapete che cosa vuol dire fare il DJ? Sì, mettere la musica. Ok, mettere la musica. Che cosa vuol dire mettere la musica? Partire. Fare casino. Benissimo, fare casino sono d'accordissimo con te. Poi? Sfogare. Parlare. Diventi sfogare. Benissimo. Si parla nel microfono. Per alzata di mano. Lei la vogliamo al corso? No. Ah, questo è bene, una ragazza, ragazzi si tratta bene. Sì. Non parli, Cristina. Non ho capito. Sì, ma non c'è. Nessun problema. Fosse così facile far contente tutte le donne. Visto? Fatta contente la donna, è facilissimo. Allora, che cosa vuol dire fare il DJ? La musica. E basta? Scusa, tu allora quando sei... Far ballare. Risposta sbagliata. Sintonizzarla. Tu non sapevi cosa dire, hai sparato una parola a casa. Sì. No, non è vero, sto scherzando. Poi, dobbiamo essere più precisi. Cioè, andare a scuola non vuol dire solo sedersi su una sedia, no? C'è qualcosa di più. Imparare. Ascoltare. Imparare. Cosa? Ah, della scuola. Sì, mettiamo il corso di DJ. Oh, bravo, già meglio, imparare a fare casino. Allora, dov'è che si mette un DJ? Sulla console. A una festa, dove c'è una festa. Quindi dobbiamo divertirci. No, oh, bene, dobbiamo scoprirci. No, al funerale. Bravo, benissimo. Ma io, se vogliamo fare una festa, se vogliamo far impazzire tutti, va bene anche lì, però. Dove c'è una festa? Ma un party. Bene, ok, poi? Bravo, perché c'è una festa, benissimo. Ma possiamo anche fare anche una festa di compleanno, una festa a un matrimonio, una festa al mare. A casa sua quando non ci sono i genitori, dici dove abiti che veniamo tutti quanti da te. La poi? Reazione. Benissimo. Dove si fa una festa con te? Qua. Ok, benissimo, anche la festa di fine. Allora, come si fa una festa? Come si fa una con festa? Con la musica. Bene, palloncini, poi? La musica. Torta? Va bene, allora, partiamo dall'inizio. Uno organizza una festa, decide dove farla, quando farla e un motivo, tipo il compleanno di Gianmaria, che festeggia 9 anni e 3 quarti nel frattempo, va bene? Bravo. Allora, quando si fa una festa? Si porta da mangiare, si porta da bere e si mette la musica. E gli amici? E gli amici, bravo, la cosa più importante, senza amici diventa un po' solitario. Allora, una festa come comincia? Allora, trovo un posto dove farla. Sì, nel campanello, lo aprono. Poi, invitati.
Va bene, ok, l'abbiamo già detto. Arrivano gli invitati, allora, ci mettono. Quando facciamo la festa? Facciamo la festa il pomeriggio per il compleanno. Facciamo arrivano tutti gli ospiti. Anche noi non siamo. Benissimo. Si aprono i regali. Si balla. Si va a pallone, di sicuro. E poi si va tutti a casa. Bravo. Va bene, ok, quello è un'altra cosa, non c'entra con la musica. Allora. Bene. Ah, scusate un attimo. Fuck and roll. Cristina mi ha chiesto di non ballare. Sì, chi se ne frega, non bisogna far casino. Bisogna far casino. Capito, Dynamo? Forte! È vero che mi ciao! Splenda guitarra, boom, in testa la frutta! Il vetro della finestra! Allora, ripartiamo da qua. Quando c'è una festa, tutti quanti arrivano, li facciamo benvenuti, li riceviamo, e nel frattempo, una festa. Immaginatevi la scena, aspetta, vi faccio subito un esempio. Io l'ho tolto il volume della musica. Pensate di arrivare a una festa e non c'è nulla. Brutto. Cioè, siamo tutti d'accordo, bravo. Quindi la musica ha un potere incredibile, va bene? Va bene? La musica. Bene? Fai il giro di qua, fate il giro di qua quando avete finito. Ok, un altro. Benissimo. Ok. Esatto, benissimo. Ok. Avete fatto tutti? Vai, anche te. Avete capito, no? Uno alza e il volume è al massimo e uno abbassa e il volume è spento. Ok, aspetta, facciamo ripartire la canzone. Vai. Benissimo, ok. Tu l'hai già fatto? No. Vai, basta. Vai, te l'avevi già fatto, vero? Va bene, basta. Avete appena capito perché i DJ fanno così con la mano. Nessuno ve l'aveva mai detto, vero? Esatto. Ma poi ci sono anche tante altre volte perché fai così. E dopo lo vediamo. Va bene? Allora. Ora, avvicinatevi tutti qui dietro. Guardate tutti dietro. Magari non davanti alla pausa. Sì, tanto, parlo piano. Sei troppo alto il volume, ditelo. Ok. Allora, abbiamo appena visto come si alza e si abbassa il volume. Quindi che cosa ho fatto? Io su questo lettore CD, va bene, perché come lettore CD della macchina del babbo o quello che avete a casa o del computer, ho un volume, va bene? Io qui poi ho tanti canali, questo è il volume numero uno che si chiama canale numero uno, va bene? Usiamo un linguaggio tecnico. E poi qui c'è, abbiamo un altro uguale, si chiama canale numero due. E io quando schiaccio play, un attimo, lo facciamo partire. Un attimo. Allora, qui abbiamo esattamente due volumi e si comportano esattamente come quell'altro, quindi abbasso e alzo. Quindi che cosa voglio fare io, no? Io faccio, alzo il volume, voglio fare una festa, metto la canzone numero uno, la metto dall'inizio. Ce la sentiamo tutta quanta. Quando è finita la canzone numero 1, va bene? Io abbasso il volume della canzone numero 1 e faccio partire subito dopo il volume della canzone numero 2. E ora lo vediamo. Ora le mettiamo tutte e due insieme, quindi io alzerò i volumi di tutti e due, va bene? È diventata abbastanza uno schifo, vero?
Sì, perché siamo stati fortunati. Senti, stanno parlando insieme, come quando tutti quanti parlano insieme in classe, non si capisce un gran niente. Ora io ve la lascio qualche secondo insieme e cercate di capire se è una bella opera, se le ho mescolate per bene insieme, va bene? Sentite un attimo, fate attenzione. Vi piaceva sì o no? Siete sinceri? La musica deve essere bella quando la riconosci, se deve essere un gran casino, no? Ok? Ok. È abbastanza un casino, va bene, quindi dobbiamo farlo fatto bene. Per quello ci vuole il DJ, se no il computer le poteva scegliere da solo a casaccio le canzoni, per quello ci vuole il DJ, no? Allora, ora vi faccio vedere altre cose. Tutto quello che vi faccio vedere ora sul canale numero 1, va bene? Questo qui, il volume della prima canzone, è uguale anche sul canale numero 2, va bene? Allora, passate di qua e mettetevi in fila come prima, una alla volta. Ora io vi faccio vedere. Noi possiamo fare tante cose per modificare la musica, va bene? Possiamo farla andare più veloce, va bene? Perché se la musica è più veloce, la gente che cosa fa? Balla più veloce o più lenta? Oh, bene. E se la metto più lenta, balla... Benissimo. Okay. Allora, così mi sentite meglio? Va bene? Va bene lo stesso? Basta ancora un po'? Ok. Sì, va bene. Allora, per fare... Allora, ora io noi possiamo fare tante cose alla musica. Vedete? Questo è un lettore CD speciale da DJ, vedete qui, guardate, è uguale a quello, si chiama CD DJ, va bene? E noi possiamo fare questo, guardate qui c'è questa levetta, la vedete tutti? Sì, io la muovo. Allora, tu, Gianmaria, prova a muoverlo. Senti, vabbè, muovila piano piano, perché sennò non si deve sentire. Mandala tutta su. Che cosa è successo? Ma che cosa, non vuol dire niente, Alessandra. Esatto, quello lì serve per... Allora, aspetta, fatemi parlare, allontanatevi, devo venire lì, un attimo, allontanatevi. Allora, aspetta, guardate la differenza, ascoltate in silenzio, dovete capire la differenza. Esatto, c'è anche scritto, va bene? Quindi se tu vuoi farla ballare veloce veloce la gente, che cosa fai? La metti più veloce. Io la prendo dopo un'altra cosa. Allora, ok, lascialo stare un attimo. Allora, toccando quello lì, questo qui è uguale a quell'altro. Ora vi faccio vedere anche altre cose. Aspetta, lasciamolo sempre nel mezzo. Guardate qui. Allora, ora mettetevi davanti alla cassa, vi faccio vedere un'altra cosa. Noi la musica la possiamo trasformare. Ok? No? Allora, non mi appoggiate, ragazzi. Vabbè, non ti appoggiate. Allora, ora io vi faccio sentire, fate sempre attenzione, io faccio delle modifiche alla musica, va bene? Ora io tolgo qualcosa. No, non ho tolto volume. Esatto, lui ha detto bene, ho tolto i bassi, cioè sentite il boom, 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 quello forte che fa ballare. Praticamente qui la musica viene, cioè queste rotelline che servono per abbassare i bassi, gli alti e i medi, che sono pezzi della musica. Allora, ora ve lo faccio sentire attentamente, ascoltate. Ora tolgo i bassi. Ora tolgo i medi. Senti, non si sente più il pianoforte? E ora tolgo gli alti. Sembra che stanno parlando in un tubo di Pringles, va bene? Quindi se io tolgo tutto, si ferma la musica. Perché ho tolto i bassi, ho tolto gli alti, ho tolto i medi. La musica viene divisa in così. E questo serve per fare dei piccoli giochini sulla musica. Quindi se la gente sta ballando, la gente balla quando ci sono i bassi. Se togliete i bassi, la gente non balla più. Ok?
così è meno divertente la musica, no? Oppure ne puoi mettere di più di prima. Sai che ce n'è di più ora? Li tolgo. Ripartiamo da capo. Un attimo. Ok. Fatto ripartire la canzone, era finita. Li tolgo. Li mettiamo. Ora voi venite e fate una prova tutti quanti a testa, prima di velocizzazione e poi muovete i passi di altri medi. Mettetevi prima una alla volta. Prima te, vai. Sì, esatto. Piano, no, devi farlo piano, sennò non senti la differenza. Veloce. Ok. Bene. Piano, piano, fallo piano, sennò non senti la differenza. Metti il massimo. Giù. Esatto. Quanto tempo a te? Ok? Ok? Vai? Allora, tutti quelli che hanno fatto la prova, passate dietro di me e fate il giro del tavolo, dai? Ok? Ok? Vai un altro? Avete provato tutti? Ora rifate un'altra volta il giro da capo, rialzatevi tutti in piedi e vedete qui sulla... come si chiama questo? Ve l'avevo detto prima, chi se lo ricorda? Mixer, perché serve per mixare, va bene? Ok. Vedete qui toccate la rotellina rossa, poi quella gialla e quella verde e sentite la differenza. Quando avete finito le lasciate tutte qui, va bene? Ok? Vai. Quella nera mai. Quella nera non si tocca mai. Dovete toccare solo quello che vi dico io. È il super volume. Esatto. Lasciamolo perdere. Esatto, bravo. Toglio tutto. Un altro, che abbiamo poco tempo. Vedi, lui ha fatto tanti alti, zero medi e tanti bassi. Ok. 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 Bene. Ok, benissimo. Quando avete finito lasciate la musica tutti insieme, tutti in alto. Bene, ok, il prossimo? Certo che le potete girare insieme. Fai una prova, togli tutti i bassi. Ok. Vedi c'è rimasto quasi niente? Rimetti tutto normale. Ora dammi solo tanti bassi. Ma per aumentare i bassi, ci sono quelli più in basso. I bassi sono quelli in basso, no? Gira la destra per aumentarla. Toglili. Rimettili tutti. Ritoglili. Rimettili. Bene?
E questo vale per tutti quanti, tanto avete capito come funziona, va bene? Ok? Bene? Bene? Così aumentato il volume e te fai finta di avere delle casse molto grandi, se senti discoteca alzi fortissimo il volume, la gente fa così, ti fai malissimo, quindi devi fare attenzione, si lavora sempre a un volume uguale, perché sennò è come se prendessi a un certo punto a schiaffi di volume la gente, non va bene, ok? Non deve essere né basso né troppo alto, sennò fa male. Bene, allora, ora cominciamo a fare veramente un discorso di così. Perché prima vi facevo vedere questo gesto con le mani? Me lo fate vedere tutti? Ah, tu non l'hai fatto, scusa, non l'avevo detto, libero, ma dai. Provate. Bene, vai avanti. Devi alzare, qui il volume è spento, vedi qui è spento, e invece tu devi modificare la musica che senti, quindi questo, vedi questa quadratina, tutta una fila uguale, vai, logico, ok? Un tosto e un peperone. Lo sapete che c'è sempre bisogno di DJ bravi? DJ sono bravi tutti, però noi ci vogliamo DJ, abbiamo bisogno di DJ molto bravi. Quindi se diventate bravi poi venite a lavorare per me, no? Ok. Ci siete su Facebook? Ecco, allora cercatemi, ve lo ricordate il mio nome? Fabio Dex, tutto attaccato, Fabio Dex Cisternino, vi chiedete l'amicizia e vedete le foto delle mie serate, vi invito alle mie feste, bene? Allora, ora vi faccio vedere una altra cosa nuova, cambiamo, vedete un'altra volta qui dietro, tutti quanti dietro, tutti? Ok, vai venite, ora cominciamo a far fischiare la musica, perché la musica, giustamente, noi possiamo decidere di farla andare piano, ma anche di fermarla, perché se guardate qui dentro, vedete qui dentro c'è una finestrina, c'è un disco che gira, guardate tutto intorno tutti quanti, e se il disco gira veloce la musica come va? Se il disco gira più lento, va più lento. Benissimo. Ora sentiamo il disco qui dentro. Ragazzi, attenti al tavolo, ragazzi, attenti al tavolo. Aspetta. Un attimo, scusate, lo farò. Allora. Bene. Qui c'è un disco, va bene? Ora io mi metto. Come facciamo a toccare il disco? Noi non possiamo toccarlo perché gira molto veloce, quindi abbiamo questa rotellina. Come si chiama la rotellina? Jogwheel. Jog, va bene? C'è anche scritto sopra. Ora facciamo la prova. La giriamo. Se io la giro davanti, gira più veloce. Se io la giro indietro, la fermo. Guardate, la faccio prima io. Così l'ho fermato, se lo fermi troppo non funziona. Ora quella è spenta, c'è Maria. Ora lo facciamo tutti quanti. Quindi venite tutti quanti e fate la prova. E fate la prova così, come vedete il gesto. Questo a casa con lo stereo normale non lo potete fare, perché ci vuole un impianto da DJ, capito? Certo. Allora, devi fare, per farlo funzionare dovete fare tanti giri, non uno piccolino, tanti, così. Vai. Ok? Fai provare agli altri, fai provare ai tuoi amici. Ok? Ancora? Vai, cambiamo, cambiamo veloce perché abbiamo poco tempo, ragazzi. Bene.
E ora aspetta, la faccio vedere dopo. Fermalo, fermalo, fermalo. Bene, ok. Benissimo. Ok. Fabio. Sì. E c'è scritto qui sopra, basta leggere. Ok. Vai, guarda anche lui. Ok. Provate tutti. Esatto. Bene. Pensavi fosse facile. Ok, bene, ottimo. Ok, benissimo. Questo ce l'hai già fatto? Benissimo. Poi abbiamo anche tanti altri modi di trasformare la musica. Alzatevi in piedi perché ancora non abbiamo finito. Abbiamo finito. Allora, vi faccio sentire una cosa. Andate tutti quanti di là a sentire, tutti. Ora io parlo, sto parlando normale. Che cosa ho fatto alla mia voce? Bravo, questo si chiama ego, va bene? Sono degli effetti che cambiano la musica. L'ego è un effetto che ripete la musica, è come quando urlate alle colline e sentite la vostra voce. Volete fare una prova voi? Fai qualcosa! Veloce! Di qua. Noi l'abbiamo messo, per dire, noi abbiamo messo l'effetto eco. Ne proviamo un altro anche. Ok. Per esempio. Quando io parlo. Come si accende questo effetto? Con i bottoncini qui sul mixer, vedete qui c'è un bottoncino?
tanto basta guardarle, è solo un bottone da schiacciare, e quando io lo schiaccio il microfono mi cambia la voce, va bene? È stata fatta per fare gli effetti. Questi effetti si chiamano effetti speciali, proprio per tornare alla musica. Quindi noi possiamo mettere la musica come abbiamo messo prima, sentite? Posso mettere la voce a Paperino anche sulla musica, sentite come la trasformo. Ok, vabbè, questi servono per farvi capire quante cose possiamo fare alla musica, va bene? E ne abbiamo, e ce ne sono tantissime possibilità. Ora noi facciamo una vera cosa da DJ. Facciamo un esempio di serata. Prima dobbiamo preparare la canzone numero 1, però prima per prepararla dobbiamo sentirla solo noi e dopo anche davanti alla telecamera. Oh, saluto dalla telecamera. Ehi, okay. Dai! La telecamera! Bene? Wow. Allora, per preparare le canzoni, perché i DJ hanno la cuffia? Per sentire le canzoni, calma, calma. Per sentire le canzoni da soli. Esatto. La cuffia che cosa serve? Per sentire la canzone da soli solo noi. Va bene? Ehi, vieni a vedere. Allora, ora fate attenzione, trattatela bene perché è delicata, se no se si rompe non si fa più la festa. Ora io vi farò mettere una canzone nella musica, va bene? Nella cuffia sentirete una canzone diversa dalla canzone fuori, quindi ora fuori ci sentiamo questa. Come si accende? Guardate quanti attentamente, vedete ci sono i due canali, noi dobbiamo guardare solo questi due, va bene? Questo è il canale di sinistra e questo è il canale di destra, quegli altri lasciamoli perdere, scusa. Per sentire una cosa in cuffia dobbiamo schiacciare il bottoncino della cuffia, quindi quando io schiaccio questo, vedete si accende la lucina, vuol dire che io sentirò questo canale dentro la cuffia. Quindi, mentre, esatto, mentre la gente parla il disco di qua, io mi metto in cuffia questo di qua, così sento una cosa diversa, va bene? Avete capito? Tutti? Rispiegatelo? E quello il bravo DJ non si confonde. Io ascolto una canzone e poi gli altri ascoltano un'altra. Esatto. Quindi, facciamo una prova. Fai ballare la canzone numero 2 alla persona in piazza. Bene. Ora prendi la cuffia. Ok? Prendi la cuffia. Mettitela all'orecchio. Piano. Allora, ora fa tutte le cose e le fa un ragazzo solo, va bene? È importante. Ok? E ora sentiti. Schiaccia play al CD di qua. Bene. Vai, veloce, basta schiacciare veloce. Vedi tu ora c'è un'altra cosa? Togli la cuffia. Esatto. Rimettila, perché sentite c'è una musica diversa. Rimettila. Bene, a posto. Ora tu che l'hai fatto, fallo fare un altro ragazzo. Vai già Maria. Infila, una alla volta. Ora fai una cosa. Aspetta. Che cosa fai? Cambia volume, abbassa questo, no, con due mani, cioè. Mentre abbassi uno, guardatemi. Dovete fare così. Cambiate uno alla volta. Ragazzi, fermo già Maria, fermi. Allora, andate tutti di là, perché sennò non ci vedete. Dovete stare tutti in fila, mettetevi intorno al tavolo. Va bene? La cuffia si mette così già Maria quando si ferma, va bene? La lasci al collo. Allora, fai ballare la canzone alle persone, una delle due, ok? Metti in cuffia quell'altra, ok? Mettiti la cuffia nelle orecchie, spingi la cuffia nella numero 1 perché tu stai sentendo la numero 2, ok? Bene? Ora decidi di cambiare, abbassi, esatto, rifallo ancora. Bene, esatto. Praticamente, e tu cosa fai? Ora tu c'è nella cuffia, c'hai la canzone, il brano numero 2, va bene? Tu decidi di fargli una modifica, vai di là, decidi di fare una modifica, lui sta facendo una modifica al brano, per dire fallo andare piano, oppure veloce al massimo, ok? La modifica la sta sentendo solo lui ora dentro la cuffia. Sei pronto? Ti senti pronto? Bene, fai il cambio. No, tu
due flash. Bene, basta. Basta. Gian Maria ha appena fatto un mixaggio, va bene? Togliti la cuffia, Gian Maria. Passa la cuffia a lui. Ok? Allora, esatto. Ora mettiti la cuffia. La gente, vedi, le persone stanno ballando questo. Ok? Ora tu mettiti in cuffia il disco numero 1. Fai delle modifiche al disco che stai sentendo, va bene? Esatto. Decidi per esempio la velocità. Ok? Poi che ne so, modifica anche i bassi. No, no, aspetta Daniele. Modifica, scegli anche se fai i bassi. Esatto, sì, ma tutto tu lo puoi fare dopo. Ok? Bene, fai un mixaggio ora. Esatto. Piano. Esatto, e ora ti stai sentendo un altro disco di là. Passa la cuffia a lui. Ma l'hai capito che cosa hai fatto? Allora, benissimo. Va bene, a posto, passa la cuffia a lui, va? Scusa, aspetta un attimo. Vai. Allora, aspetta. Tu devi capire quello che devi fare. Fallo piano piano. Allora, la gente sta parlando questo. Tu in cuffia ti devi sentire quell'altro. Metti quello di là. Metti questo qua in cuffia. Fagli delle modifiche. Fai delle modifiche del presidente. Metti, mandalo lento, per Dio. Decidiamo di farlo lento. Decidiamo di farlo lento. Ok, rallentalo, rallentalo, al minimo, piano piano, mandalo soprattutto sopra, bene, ok, ti va bene così, modificato, poi cambiati anche i bassi, no, indietro, fai toglierli, ok, bene, ora fai il mixaggio, cambia con questi due, esatto, bene, esatto, va. Metti, siccome la gente sta parlando questo, tu in cuffia ti devi sentire quell'altro. Va bene? Ok. Vai, tocca a lui. Pronto? Vai. Allora, ora ti stai sentendo in cuffia quell'altro, fagli una modifica. Tipo di velocità. Ok? Bene, ora aumentagli gli alti, aspetta, aumenta gli alti, benissimo, no, quelli lì li togli, bene, e ora fai il mixaggio. Esatto, l'ho passato anche lui. Allora, fermi tutti, ora cambiamo dischi perché questi due dischi ci hanno rotto le scatole, vero? Aspettate un attimo, avanti. Bene, allora, mettiti la cuffia all'orecchio. Allora, tu ti stai, la gente sta ballando questo, mettiti in cuffia, esatto. Bene, ora tu ti stai sentendo questo, modifica questo disco di qua con i bassi, gli alti e i medi. Ok? Puoi modificare anche la velocità, se vuoi. Bene. Quando ti senti pronto, fai il mixaggio. Bene. Però, togli la cuffia. Senti però è brutta. Perché abbiamo tolto i bassi. Li metti i bassi. I bassi li puoi togliere. Il trucco è lasciarli sempre bene o male vicini al medio. Poi uno può fare piccole modifiche, ok? Prego, vai avanti. Ok? Bene, ok? Sì, certo, tra poco.
ora per spiegarvi mi serve la voce normale, ma quella ora non funziona, ora lo sento. Allora, aspetta, vedi, non stai facendo la cosa giusta? La gente sta ballando questo, devi sentire in cuffia quell'altro, quindi spengi questo, accendi l'altro, vai a fare una modifica laggiù. Ok? Quando sei pronto fai il mixaggio. Bene? A posto? Allora no, perché la canzone era finita. Vai, però me lo devi dire se non senti nulla in cuffia. No, vai, vieni qui. Vai. Ok. Vai. Ok. Bene. Allora, hai capito come funziona? Bene, vai! Certo, si fa apposta, tutto si può comprare. Perché, guarda, ascolta, tu devi mettere, vedi la gente sta ballando questo, spengi la cuffia dal canale 1, accendi la cuffia del canale 2, senti la gente la musica diversa. Ok? Ragazzi, non vi appendete all'ombrellone, se no vi spostiamo dal sole qui sotto. Vai? Bene? Ottimo? Hai capito? Dentro stai facendo. Tu stai sentendo la modifica della tua cuffia. Bene? Non ce l'hai l'orologio. Allora, capito? Bene. Avete fatto tutti la prova? No. Ok, manca loro. Allora, ora tu stai sentendo un'altra cosa in cuffia. Fai delle modifiche. Ok? A posto? Ok, fai il tocca a te? Allora, tu che cosa fai? Mettiti, allora, la gente sta ballando questo, tu mettiti in cuffia quell'altro, ok? Caccia questo, rifallo, lasciala come prima. Allora, ora tu stai sentendo in cuffia questo qui, va bene? Fai delle modifiche, le sentirai solo te dentro la cuffia, vai, senti, falle. Ok? Ok? E ora fai il mixaggio, abbassa una e alza l'altro. Bene, ok? Ottimo! L'avete fatto tutti? L'avete fatto tutti? Allora, da questo che cosa abbiamo capito? Che dobbiamo scegliere prima una canzone e poi un'altra. Ovviamente vi ho fatto fare il passaggio con delle canzoni scelte a caso, ma dovete scegliere delle canzoni giuste, va bene? Per esempio, se mettete una musica, a voi vi piace ora Gnam Gnam Style? No, perché è diventata vecchia. Quindi sapete che ora non dovete più metterla, va bene? Dovete mettere un'altra canzone più moderna. Sì, bravo. Esatto. Poi, allora, chi di voi se la sentirebbe di scegliete voi una canzone e la facciamo un bel messaggio. Ok, sì, parla pure. True Shop. Ok? E poi ne mettiamo Gentleman anche. Sì, dai, facciamo che l'abbiamo detta finora. Ti piace la Daft Punk, eh? Ok. Il DJ, oltre che mettere la musica, che cosa deve fare? Deve aiutare, invogliare le persone a ballare, va bene? Esatto, una cosa del genere. Quindi ora venite dietro al microfono, venite dietro alla console, esattamente come sto facendo io,
e dovete dire qualcosa che invogli le altre persone a ballare. Per esempio, che cosa potete dire dietro un microfono, secondo voi, dietro una console? Potete dire sulle mani, allora. Venite tutti quanti qui una volta e dovete dire qualcosa che invogli le persone a ballare. Ovviamente, però dovete dirlo attento di musica. Vi faccio un esempio. Non è che dovete parlare mentre parla Psy, esatto, quindi lasciate la musica, abbassate, parlate, dite una cavolata che vi piace a voi per far ballare le persone, tipo tutti a ballare sulle mani o quello che volete, e poi alzate il volume. Va bene? E partiamo da capo. Vai. Veloce perché c'è proprio un po'. Sulla fatica, sulle chiappe! Ottimo, ottimo, vai, lasci il microfono a lui. Aspetta. Vai. Forza, non siamo detto, muovetevi, muovete voi i vostri sederi. No, magari. Vai, ok. Alza, no, questo. Vieni, gallo. Bello. Svegliatevi! La mano sempre qui, non te lo devi dimenticare, perché quando abbassi il volume la gente non sballa più. Devi tenere la mano qui sopra, sempre. Non ti morde se la tieni qui sopra. Va, ti metti la mano. Abbassa, parla e rialza. Svegliatevi! Ok, bravo, dalla a lui. Attenti ragazzi. Le mani! No, ora vediamo abbassare. Abbassa. Con le mani! Che rialza? E tu i piedi? Sulle mani e tu i piedi. Questa è carina. Vai, dai, sulle mani. Forza! Forza Viola! Forza Viola. No, sei tu che devi parlare più forte. Ti devo già. Forza maschi, ballate bene! Ok, e perché poi che fai? Lasci senza musica. Rialza subito la musica. Vai, ok. Forza Viola! Forza Viola! Forza Viola! Ci voleva un Forza Viola! Siamo un interista! Forza! Abbassa! Parla! Juve! Sì, ma rialza subito, sennò la gente non balla! Ok? E c'è l'altra! Voglio vedere ballare fino a stramazzare al suolo! Vai! Sulle mani! Bene, vai, continua! Basta Fiorentina! No, e voglio! No, il microfono va gestito in maniera corretta, non come ti pare. That's a man! Senti. Allora? Do a chiamare gli altri. Allora, aspetta, aspetta la chiamata. Allora, sì, allora. Aspetta, facciamo finire. Allora, volume alto, falli ballare, abbasso. Sì, ma non ti vergognare quando parli di microfono, è il microfono per farti sentire, tira fuori la voce. Basta, il microfono si tiene così, non così. Così, dritto, davanti alla bocca. Oh, bravo. E poi? E poi ti hai dimenticato. Esatto, bene, va bene. Ora la canzone va a ballare. Devi
Viva Campus della Lastra. Ottimo, ottimo. Vieni qua, subito, corri. Fatti ballare, falli ballare. Forza San Mauro. Oddio, la dici San Mauro. Allora, avete appena imparato la prima parte di come si comandano le cose al DJ. La prossima volta vedremo, sceglieremo delle canzoni più belle. Pensate alle canzoni che vi piacciono di più e come partire. Voi mettereste subito le canzoni migliori oppure no? Ne parliamo la volta prossima. Ok, pensierino per la prossima volta. Facciamo la foto di gruppo? Sì, dai. La foto di gruppo la mettiamo su Facebook. Va bene. Ma non ci do Facebook. Allora, quelli più alti dietro. Qualcuno si mette la cuffia al collo, vai, lui, va bene, tutti quanti per bene, quindi davanti i ginocchioni, sì, tipo squadra di calcio, e fate tutti ok? Io faccio così, vediamo di fare ok, aspetta, non vedo grandi, eccoli, ok, vai, no, fanno, tieni più muto, fanno più di una, vai, va, ok, bellissimo. Allora, Bettina ne fa più grande Fabio! Oh Fabio! Ascoltami, ora vengo a svegliarmi. Voi andate a prendere da bere. Ve lo ricordate il mio nome su Facebook? Fabio! No, Vinis! Fabio Dex, ok? Vi aspetto, ciao ragazzi!